La Costituzione, ha detto Benigni in una trasmissione televisiva, è la più bella del mondo. Io non so se è la più bella del mondo. Certamente è una Costituzione importante e bella, se possiamo dire così. Ed è il frutto della Resistenza, una cosa che spesso si dimentica. La Costituzione è il frutto della Resistenza. La Costituzione è tutta antifascista. Certo, c'è la norma finale che dice che vieta la costituzione del 18 partito fascista, ci sono le norme appunto che esaltano le libertà individuali che il fascismo aveva soppresso, ma tutto l'impianto della Costituzione è antifascista, ma è normale, è naturale, è il risultato della Resistenza. A dir la verità, la Costituzione italiana viene da lontano. I membri della Costituente, tutti uomini che venivano dalla Resistenza, dall'antifascismo, in molti casi avevano fatto proprio la Resistenza armata, in altri persone più anziane erano antifascisti della vecchia guardia, ma tutti insieme, i Costituenti, questi nostri, poi ci fu una commissione di 70 persone, ecco, tutti questi nostri padri Costituenti erano consapevoli di due cose. La prima, che c'era una lunga tradizione dietro le spalle dell'Italia e che le costituzioni andavano esaminate tutte, le conoscevano benissimo. E noi troviamo, per esempio, quasi in certi punti le stesse parole della Costituzione italiana, una Costituzione avanzatissima, della Repubblica Romana del 1849. È una Costituzione che non venne mai, non diventò mai pratica, perché poi entrarono in Roma le truppe francesi e quella rivoluzione di allora, del 1849, è spazzata via. Però la Costituzione rimase e a quella Costituzione si ispirarono in buona parte i Costituenti, insieme ai valori della Resistenza, che erano gli stessi: le libertà individuali, una democrazia non solo formale, ma era una democrazia che imponeva anche degli obiettivi sociali. Per esempio l'articolo 3 della Costituzione, un articolo straordinario, che riconosce l'esistenza di diseguaglianze nella società. Pensate allora, anche adesso ci sono tante diseguaglianze, ma pensate a quelle che potevano essere nell'Italia del tempo. L'articolo 3 riconosce queste diseguaglianze, però dice che la Costituzione italiana si impegna a superarle. Quindi c'è un principio di equità, di eguaglianza, che insieme alla libertà, potremmo usare queste due espressioni che appunto erano il nome delle brigate, degli azionisti, che poi venne sciolto il partito, quindi non prendiamo parte, giustizia e libertà, ecco, questi, le libertà e l'equità. Queste sono le due grandi ispirazioni della Costituzione italiana. Il 2 giugno il popolo non fece solo la scelta tra monarchia e repubblica. Certo, quella era la scelta che si poneva prima della Costituzione. Se volete la monarchia, quindi era un sì o un no il referendum. Ma nello stesso tempo votò anche il popolo italiano, compreso le donne per la prima volta nel 1946, in Italia per la prima volta. Le donne, nel 1946, il popolo italiano scelse tra monarchia e repubblica, scelse la repubblica e votò anche i costituenti. E in questo modo, siccome i costituenti si presentarono con i loro programmi, il popolo italiano votò anche le indicazioni di fondo per la Costituzione, che poi venne elaborata naturalmente, tra l'altro in poco tempo. È un miracolo la Costituzione. Venne elaborata in un tempo ristretto, perché entrò in vigore il 1 gennaio del 48, ma alla fine del 47 era già pronta, e con uno sforzo enorme di compromesso e di equilibrio tra le varie componenti.
perché si sente in ciascuno, e lo fece notare un grande costituente, era Piero Calamandrei, ma qui in questo articolo si sente Mazzini, in quest'altro si sente Marx, in quest'altro c'è la tradizione cattolica, qui c'è la tradizione liberale, ma in una organica e omogenea fusione. E questo è stato un grande, miracolo, un miracolo laico naturalmente, ma una cosa importante che non dappertutto venne raggiunto. Per di più, questi grandi costituenti, che erano quasi tutti esperti, il meglio della cultura italiana, alla fine, umilmente, pensate, decisero di chiamare i migliori linguisti che c'erano in Italia per far vedere la Costituzione, il testo già scritto, questo avvenne nell'ultimo mese del 47, per farla rivedere dal punto di vista della lingua, perché doveva essere semplice, tutti dovevano capire. E ora diedero il mandato ai migliori linguisti italiani, dice: voi adesso la prendete in mano il testo e lo riscrivete in modo da farlo capire a tutti. E per questo la nostra Costituzione è anche così chiara, è così bella, è così comprensibile. Certo che va attuata. Il guaio della Costituzione è che non è attuata. E quindi la prima cosa da fare, certo, difendere la Costituzione, ma il miglior modo per difendere la Costituzione è attuarla. Questo dovremmo tutti tenere presente.